Ha avuto inizio la kermesse estiva del Festival Abruzzo dal vivo edizione 2021, la prima data qui a San Pietro di Campovalano nel comune di Campli con l'esibizione spettacolo di Didi Bridgewater. Ascoltiamo le emozioni del primo cittadino di Campli, il sindaco Federico Agostinelli. Con Federico Agostinelli, primo cittadino di Campli, insomma, l'onere e l'onore di aprire questa meravigliosa kermesse che è Abruzzo dal vivo. Sicuramente un onore per Campli, per Campovalano, in questa magnifica location di San Pietro, dove a breve inizierà questa rassegna, e siamo davvero contenti di iniziarla con un nome importante di Bridgewater. La conoscono tutti e quindi Campli questa sera si appresta a vivere una bellissima serata di musica. Oggi abbiamo fatto una passeggiata prima del concerto proprio all'interno del borgo. Non so se lo sa, ma ho beccato anche il responsabile di Borghi d'Italia, che è venuto a fare una passeggiata, un giro, e credo che sarà anche stasera al concerto. È rimasto ancora una volta piacevolmente sorpreso dalle bellezze artistiche, architettoniche e culturali della sua città. Sì, è stata una visita a sorpresa che ci fa molto piacere, perché ha avuto modo di vedere anche il borgo in una situazione dove c'è un concerto, ma non avevamo un controllo da parte del circuito dei borghi più belli d'Italia, e siamo contenti che sia rimasto soddisfatto. Quest'anno abbiamo davvero fatto molto come Comune di Campli. Ricordo a tutti il sesto posto che abbiamo ottenuto con un grande risultato nella trasmissione di Rai 3, e devo dire che continuiamo a tenere al nostro paese, alla nostra Campli, a tutta la nostra provincia, perché credo che poi iniziative come queste portano gente in luoghi che devono essere accoglienti.